tutti amici di Player Inside 2, benvenuti. Va bene così, perché per annunciarlo la teniamo, perché ci sta l'erroraccio. Ciao a tutti, vabbè. Benvenuti a annunciare. Troppi saluti, cominciamo, sta confidenza. Sa che è dolce un bicchiere di vino sfusso, caffè. Però il vino sfusso com'è? Tipo... Ma deve essere buono, praticamente il vino sfusso. Pregiato. Esatto, è un pochettino sa di merda, però è buono. Robomop, la copa robotica. La Robomop è giusto perché è il nome del progetto. Anzi, è pure originale. Aspetta, abbiamo una scopa robotica. Quale Robomop? Ma la copa hai rovinato tutto. Custodio. Ti ricordi il nome Custodio? Sì. Ritorna qui, I am Custodio, ragazzi. Mio padre è portato bene, adesso questo Custodio ci accompagnerà per sempre. Morre cinesi sciroppate. La morre cinese, quindi è sasso, foglia, forbice. Ok, adesso buttaci la sciroppo, buttaci la sciroppo. Ok, che poi io butto il tre. Ma perché mi fa? Gioca con me, gioca Dolly. Ma non gioca Dolly. Gentile cliente, si prega non scrivere libro e pittura. Perché chi è che gli ha pitturato di quei libri? Ma cliente. Gentile cliente. È uno, si chiama cliente, e che continua a scrivere libri e pittura. Cazzarola. Questa è bellissima, è un sondaggio della PlayStation, quindi ufficiale. Sì. Da chi, in che modo hai sentito parlare per la prima volta di questo servizio di gioco online? Sì, no, non so. Cioè, da chi? No. Sì. Scusa, quanti anni hai? No. E io invece? Sì. Non so però. Non ricordo. Auto totalmente quasi nuova. Oh mio Dio. Ti giuro che sono assolutamente quasi sicuro. Quasi. Altalena Joy Care. Vendo Altalena Joy Care mai usata perché è troppo piccola per bambino gigante. Mamma mia, che è un mostro. Montata per vederla ed una volta visto che il bambino non ci andava, riposta alla scatola originale. È vero, mai usata. Ripresa solo ora per fare le foto. Non è montata del tutto in foto perché non trovavo il giravite per assemblarla. Ma perché te spiegazioni? Semplice da montare e molto carina per bimbi fino ai 5 mesi. Allora, se tu ci hai messo tuo figlio di 18 anni, non è che la colpa è dell'altalena, va bene? Oh, Giochi Wii è un gioco Play 3. Salve a tutti, vendo i giochi Wii e scambio GTA 5 e Call of Duty Black Ops 2. Scambio i giochi Wii per altri. Vendo a cosa? Non lo so. Radio portatile bike. Radio. Pizza napoletana, pizza da sport, fati una pizza. Come scrivo? Fati una pizza. Come scritto fati? Fati. A meno che, ragazzi, la spiegazione, chi conosce questo locale potrebbe darsi che sia in realtà uno che si chiama Fati e abbia giocato così con un gioco di parole. Lo apprezzerei moltissimo. Penso Marshmallow. Marshmallow. Però ho voglia di marshmallow. Aspetta. Passato. Mi conosci troppo bene. Crash Royale. Dio, è solo il gioco più famoso del mondo. Crash Royale lo chiamo. Bello, questo qua ce l'abbiamo, vero? Sì, sì, certo. Ce l'abbiamo. Offro così. Controller joypad Xbox 360 e PC serie limitate non 1 euro. Non ho capito, lo vende o lo offre 1 euro? Lo offre 1 euro o lo vende 1 euro? Euro 1 sarà come gli scarichi delle macchine. Sì, guarda. Euro 4, euro. La natura al centro, mostra di rettili. È da venerdì 13 a sabato 15. Quindi praticamente il 14 non esiste. Attenti al cane. Come vedi dall'immagine, sì, sì, è sì. Proprio un cane. Autoradio Kenwood. Kenwood è una marca che forse ormai non va tanto più. Però Kenwood era famosa negli anni 90, 80. È Kenwood perché anche il touchscreen. Ah, anche il puoi collegare PlayStation. Ah, anche qui vedo. Ah, e allora è Kenwood. Coppia ciglia finte neri. Sì, e poi sono gli elastici. Ok, però ma perché non scrivono? Sono elastici oppure ciglia finte per uomini di colore. Giuro che non era razzista. No, figuriamoci, non erano razzisti proprio. Io volevo essere nero. Per dei meriti che... Non capisco. Vi è dato entrare con più di 5 cappi. Quindi non vi suicidate troppo. Questa l'ho gradita. Peccato che l'ho sprecata. Peccato che l'hai sprecata così solo davanti a 100.000 persone. Tamone inchiostro. Inchi. Allora, io inchiostro l'ho capito, ma tamone. Sarà tampone. Ah, tampone. Tamone. La punto. Sciare. Sciare. Libero lo scaros.
La sala libera Mosca Rosso, e questo ne sa qualcosa qualche nostro amico veneziano, oppure non lo so, Emiliano Romagnolo, che dicono la Z, la S al posto della Z, no? Ciao ragazzi! Sì, però non c'è niente, Coca-Cola, ma non c'è niente! Levatelo, quel cartello è triste da solo. Xbox One con gioco, che non è l'Xbox. No, console Microsoft Windows, Windows, ma perché ormai la Microsoft... Sì, infatti. Completa di gioco. Però ho sbagliato, ho messo la foto dell'Xbox, sì, ho sbagliato. L'Xbox devi mettere. Macchina Harry Potter. Ma che è la macchina di Harry Potter? E l'hai tu, no? E la vendi a 2000 euro. Io ho la macchina di Harry Potter. Ma cosa c'è scritto nel testo? Ai ai. Ai ai. Ai 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 ai. Sai che in quel momento stava malissimo, ha scritto ai ai così. Cinepresa, ma no, scassa però, mamma mia. Ma che cavolo di foto è? Funzionante, due batterie con carica a batteria, microfono incorporato. Bella, devo dire che se il risultato è questo, 4K, veramente eccezionale. Letto più materazzo. Sì, però... a parte che la foto con la polvere sotto il materasso non l'avrei fatta comunque. Quello è il provolazzo, sotto il materasso. Vettura buona, vendo per motivi, familiare, prezzo poco tratt, limit edition. No, lui la vende per motivi, punto. Capito, non è che... Familiare prezzo... Limited Edition, Edition. Manifesto bodybuilding. Minchia, quello manifesto bodybuilding. Per mogli in calore. Ma che è? Ah, allora, sarà una specie di scherzo, ovviamente. Però fa ridere, no? Manifesto bodybuilding. Raiden, cosa stai guardando? Bodybuilding per mogli in calore. Guarda la foto. No, nel senso, non guardala, ma non guardare. Ma che? Fai come mia nonna che mi diceva: vai a giocare a calcio, ma non sudare. E poi controllava, hai sudato. No, nonna, sono scolato alla testa in piedi. Volevo asciugarmi con i fazzolettini, ma non ce l'ho fatta. Bene ragazzi, se vi è piaciuta la puntata vi raccomando, ricordatevi di lasciarci un like e un commento. Se volete mandarci annunci lolli, ricordatevi postaplanetari@gmail.com. Non su Facebook ragazzi, perché ne state mandando veramente troppi. Esatto, e scrivete annunci lolli nell'oggetto. E noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima.